Enjoy the ride. Pazzesco. Ah! Oh! Figli della merda! Ragazzi, è difficilissimo questo gioco. Oh, cazzo! Ho un bambino che mi segue. Ricapitolando, siamo alla ricerca di risposte su chi siamo noi e cosa ci facevamo in quel laboratorio sotterraneo. E questo Ferryman mi ha detto che c'è un personaggio che poteva sapere qualcosa riguardante questo laboratorio. E il personaggio è questo Archie, questo bambino che è stato rinchiuso anche lui in questo laboratorio insieme a un suo amico. Archie mi ha detto, anch'io ero lì, non mi ricordo molto, ma forse il mio amico può sapere qualcosa. Sono andato alla ricerca del suo amico per scoprire che il suo amico in realtà è stato geneticamente manipolato per diventare un super mutante super gigante. L'abbiamo sconfitto, abbiamo portato la brutta notizia ad Archie, che adesso attualmente ha deciso di seguirci nel viaggio per scoprire chi siamo noi e chi è anche lui, cioè perché anche lui era lì. Quindi in sostanza adesso io ho un bambino che mi fa da compagno. Non so come se la caverà, non so onestamente. Io direi di fare una piccola missione secondaria, giusto per guadagnare un po' di punti XP. E questa missione secondaria sarà fare il fattorino, perché in Fallout London hanno messo la pizza. Ebbene sì, possiamo sia mangiare la pizza che farla. Questa maledetta pizza io devo prenderla appunto da Chef Tony. Devi stare... Ah, no, è già pronta. Steal the pizza. No, una pizza ai funghi luminosi. Cosa stai cercando di farmi mangiare? Sono qui per prendere su una pizza di Jordan. See you later. See you later. One day I'll take... Come faccio a prenderla? Forse devo comprarla, la compro. Cerchiamo di comprare ora questa pizza. Se me la vende. Ma no, ma non posso comprarla per forza. Posso solo rubarla. Ma attenzione, da bravo esperto di Fallout, io potrei usare la cosiddetta mossa dello spettro, ovvero al posto di rubarla la faccio svolazzare in giro. Guardate, c'è uno spettro, una pizza che vola, non preoccupatevi, non succede nulla. Andare in un posto sicurissimo, tipo nei bagni. Perfetto, i bagni del bar. La metto sopra qua. Sono nascosto e me la rubo. Questa qui è una cosa che potete fare con qualsiasi oggetto nel gioco, quindi, ma non solo in Fallout London, ma in Fallout in generale, tutti. Ora possiamo andare a consegnare la pizza. Oh, Boccia, dove sei? Vai, Boccia. Bambinello? Ho la pizza, ho la pizza. Deliveroo. Sì, ho capito, ma mi devono pagare tipo... Cosa sta facendo? Sincero Jordan, ammetto che sei molto inquietante come bambino. Pigiama col martello in mano. Ciao Jordan. Hey, you're back. Did you get my pizza? Yes, just sì. What I wanted. It's a little cold, but here's a tip. Va bene, abbiamo consegnato la pizza a strano Jordan. Andiamo al santuario di Paul. Dai, mi ha convinto. Andiamo al santuario di Paul. Siamo pronti, pistoletta alla mano e andiamo. Si vola. Ma è un uomo pure. Ma chi stanno sparando? Ma è esploso qualcuno qui? No, non mi sono perso. Voglio solo capire che cazzo state facendo qua. Eccolo là. Ti veniamo a prendere. È esploso qualcosa. Cosa? Ah, cos'è? No. Oh, perché il robot delle poste? Oh. Ma che problemi? Ma le poste? Perché il robot? Perché la buca delle lettere mi vuole picchiare? Che cazzo succede? Non va giù! Non va giù! La buca delle lettere non va giù! Oh! Ha la motosega! E questo! Ma devo sapere altro? Ho finito le munizioni! Archie, perché sei nascosto dentro la buca delle lettere? Mamma mia, che disastro. Archie che si nasconde, no. Oh! Ma perché? Ma cosa sta succedendo qui? Ma scusa, è una battle royale, siamo WWE. Cosa sta succedendo qua? Inventario. Abbiamo sbloccato intanto questo, assolutamente. Ma teschio, fa più cattivo. Olè!
La cattiveria. La cattiveria. Vabbè, la buca delle lettere robot che mi picchiava mi mancava. Non me l'aspettavo, giuro. Complimenti, un applauso. Vai, Archie! Fammi vedere quello che sai fare. Niente, si nasconde. Ah, squadra! Venite qua! Sparate di voi! Nemici! Nemici! Stanno picchiando Archie! Archie scappa! Ma perché ho finito le munizioni? Ma che? Non ha caricato? Ha un colpo alla volta? Madonna! Olè! Niente, Archie è utile come un buco di culo sul gomito. Pazzesco! Archie, scambiamo qualcosa. Ah, dei biscotti. Ti rubi i biscotti, Archie, sicuro. Proseguiamo per il nostro cammino e andiamo verso. Madonna, è gigantesco quello lì. Archie, non gli rompere i coglioni ai cervi, vieni via. Sanctuary Guard. Ok, queste qui sono le guardie di Sanctuary, di Paul Sanctuary. Vengo in pace. Vengo in pace. Non rompete il cazzo. C'è gente che spara lì dentro. Cosa sta succedendo? Sto cercando qualcuno, sto cercando una persona. Ho bisogno di entrare. Once this is all over, we'll let you inside. Quando è tutto finito, ti potrai entrare dentro. Ma cos'è che deve finire? Questo santuario è stato attaccato da chi? A band of thugs. Una banda di hooligans. Vabbè. Ma li facciamo fuori, capo. Aprimi i portoni che ci penso. No, no, ce l'ho il compagno, eccolo lì. Guardi, Archie, mio compagno. Inutile come una fetta di pane senza Nutella. Chi è? Chi è? Di così sconfiggi gli hooligans? Arrivano! Archie! Archie! Sì! Madonna, li avete picchiati tantissimo! Dov'è Archie? È morto, spero di sì. Cosa c'ha in mano? Che fa? Archie, sei inutile come un pesce fuor d'acqua, porca puttana. Adesso che ti ho aiutato, brutto coglionazzo, mi fai entrare. La gratitudine, grazie al cazzo. Cosa devo fare per te? Cos'è il lavoro? Violent Violet. C'è un leader degli hooligans che si chiama Violent Violet. A quanto pare devo farla fuori, va bene. Andiamo, inutilità fatta persona. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niente. A Londra o è buio o piove. Vabbè. Dai, no, c'è un'altra buca delle lettere. No. Ma chi è che si è inventato questa buca delle lettere con una motosega? Mi sa degli artigli anche. Devo passare giusto di lì, come facciamo? Archie, tu che hai questa cosa in mano, comanda. Vai a vedere come sta il robot. Vai. Bravo, ah sì! Sparate ad Archie. Archie, ti prego, fa qualcosa, Archie. Sarà una battaglia epocale. Il segreto è non fermarsi mai. Aia, sta facendo malissimo. Biscotti. Ecco, niente, sono morto. Basta, andato. Gioco finito, chiuso. Ce l'ho dietro il culo, mangiamo tutto quello che possiamo. Ok. Aia, che male che fa. Lo sapevo, Archie, ti prego. Fai qualcosa, Archie, inutile come la merda. Sei inutile come la merda, Archie, vaffanculo. Archie, ti prego, fai qualcosa. Non sto facendo nulla. Ok, ho trovato la soluzione, forse. Nulla. Ok. Fregato, stronzo. Sei un robot, ma comunque sei una merda. Questa qui è esperienza, ragazzi, ricordatevelo. Questa qui è tutta esperienza. Si vede qui chi è un game master di fuoco. Oh, esplode. No. Archie, dai, ti sei anche... Mamma mia, Archie, vorrei... Non posso neanche sparargli perché non c'è fuoco amico, porca puttana. Se sul dizionario andate sotto la parola inutilità, trovate Archie. Archie significa inutilità. Tre cani, l'ha confermato. Ma come? No, Archie! Ma no, sì, anzi, in realtà picchialo! Niente! Dai, picchialo! Picchia Archie! Come fa? Che fanno? Vai, cane, mangia Archie! Bravo! Attacca Archie! Niente, lo attaccano a me. Lo prendo? L'ho preso! Oh! Ogni tanto mi dà spawn, funziona! Andiamo verso su, vediamo cosa c'è. Dove mi porta? Oh, sì. Sì. Tavolino, aia! Bomba. Archie, ti giuro, sei inutile come bomba. Non ho più parole per descriverti, Archie, giuro. Boh, Archie.
Sei... Dai, almeno i ratti, Arci, ti prego. Almeno aiutami con i ratti, Arci. Sono davvero... mi ritrovo senza parole per questo personaggio. Arci è l'inutilità fatta persona. Maledetta quella volta che ho mandato via Churchill per te, Arci. Avrà pure qualche talento? No, non penso che sia. È qua dentro da qualche parte. No, 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 fermo. Ma che scappa! Mamma mia, Arci, veramente sei un... un disadattato, porca puttana. Dove stai scherzando? Sei anche glitchato. Mamma mia, Arci. Bravi, bravi, sparata da Arci, sì. Accoppatelo. Accoppatelo questo inutile. Bravo, dagli fuoco ad Arci, complimenti. Non mi stanno vedendo. Bravo, Arci, distraili. Oh, vedi che sai fare qualcosa, allora. Sì, ho veramente colpito un bambino. Arci, non ti giuro. Mi stai veramente... vorrei shottarti la famiglia. Arci, stiamo per entrare. Dobbiamo fare fuori il boss degli hooligan. Violent Violet, il nome ti dice che è violenta questa Violet. Non fare cazzate. Non fare cazzate. Non fare cazzate. Anzi, Arci, apri la porta. Sì, 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 vai, vai. Ecco, niente. Niente. Bravo, bravo cane. Mangialo, mangialo, sì, ti prego. Neanche i cani ti vogliono, Arci. Pazzesco. Neanche i cani ti attaccano. Sì, mangialo, mangialo, mangialo. Bravo, hooligan, picchialo. Picchialo più forte. Picchialo, picchialo. Dacci visso. Spaccalo, ti aiuto, guarda. Gli sparo nelle gambe. Spariamo ad Arci nelle gambe. Vai, sì. Dai. Dai. È immortale. Tra l'altro è immortale. Più vita di me, questo assurdo. È un tank. Non sente il dolore. Non sente paura. Arci non ha emozioni. Forse è per questo che non mi aiuta. Violent Violet. Eccola qua. Stiamo arrivando. Madonna. Vaffanculo, Violet. Sei più inutile di Arci. Però c'è una torretta. Sono tornato vittorioso. Assolutamente sì. È stato molto facile in realtà. Non darà più problemi. Prima di andare, dovrei presentarmi. Sono piacere, Frenchman. Sono Realty. Come sempre, non leggete questo nome al contrario. Va bene, entriamo finalmente alla cattedrale di San Paolo. Ve l'ho detto, ho l'intelligenza di... Guarda, Arci, incomincia a parlarmi adesso. Bravo, Arci, siamo arrivati. No, 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 non è un goodbye. Tu stai con me, perché hai le mie robe? Tu sei il mio tank. Porca troia, andiamo a parlare con... le vacche! Mu, mu, this is a cow, mu, mu. Entriamo. Wow, che figata. Ma scusa, ma è il Papa? Ma è il Papa, davvero? Scaliamo verso il Papa. Insomma. Bishop Weiler. È un ghoul. Il Papa è un ghoul. L'ho sempre detto che c'era qualcosa che non andava nel nostro Papa. Eh sì, sono qui per qualcuno. Sto cercando un ghoul di nome Lazarus. Ah, Lazarus era una persona al suo fianco che lo aiutava con la chiesa. Quanto fa. È sparito. Vabbè. Carisma? Io di solito chiedo un po' di più per queste tipologie di lavoro. Padre, reverendo, signore. Bomba. Vai, vai, chiesa. È il momento di dare indietro a chi ne ha veramente di bisogno. Ah, è stato l'assistente del becchino. Ed è lui, Christopher. Bones. Bones, ossa, pazzesco. I don't know what you're talking about. Non so di cosa sto parlando. Charisma 6. You promise? So che sei stato tu. Sei fortunato che non ti metto nanna io. Col mio fucile. Guarda qua. Lettera per Lazarus. Vendendo ticket, steampack, focus. Prendiamo su tutto. Siamo interessati alle tue informazioni da interno. Incontriamoci al Beefheart Burger. Travel to Beefheart Burger. I cavalli. Come li hanno rappresentati? Mamma mia. Madonna, che cattiveria questi cavalli.
Ma pazzesco, ma hanno anche due bocche. Ma assurdo. Hanno le zampe di scorta, diventano dei pony. Sono se gli tagli le gambe diventano dei pony questi stronzi, pazzesco. Cos'è? Cos'è? Chi sono questi? Ma ha un mattarello in mano questo, cos'è? Non gli ho fatto nulla! Prendi fuoco! Merda! Aia! Bravo! Il cane! Lo sta distraendo! Sparagli in testa! L'ho mancato! No! È sparita! Aia! È diventato invisibile? Dove? Come faccio? È qua! C'è un'altra! Quanti sono? Si è moltiplicato! Dove sono venuti fuori tutti questi? Scusa! Entra dentro nella porta! Maledetta! Perché ho preso il fuoco? Ma cosa sta succedendo? Oh! In che senso? Perché sto prendendo fuoco? Perché vado a fuoco? La lanciafiamme! La lanciafiamme! Da dove sono venute fuori quello lì? La lanciafiamme! Da dove? Cosa cazzo è successo? Non so da quale girone degli inferi siano uscite quelle stronze lì col mattarello in mano. Ma non voglio avere niente. Non so neanche parlare, vaffanculo. Chi c'è qua dentro? Cosa sono questi? Chiudi la porta! Ma fanno tutti male in questo gioco! Guarda! Ma sono pazzi questi! Aia! Ma che male che fanno! Archie ovviamente si incastra, si glitcha. Inutile come... Non so neanche più come definirlo. Sono contento. Cioè, voi eravate qua dentro solo per bellezza? Non c'è veramente nulla che io posso fare? Chiudi! Beh, lentissima, la porta più lenta del mondo a chiudersi questa. Arriva fin qua! Ancora più inutile di un Magikarp. È vero che dopo Magikarp si evolve in Gyarados, ma Archie è un Magikarp che non si evolverà mai in Gyarados. È fortissimo questo Gulligan. Non va giù, gli ho sparato. Oh, la. C'è una bambina alla radio che sta dicendo che gli manca mamma e papà. Cioè, sta chiedendo aiuto questa bambina. Gli officer di Cambridge stanno cercando questo uomo qua. Chi è? Ok, starò indietro, ma io ho fatto fuori questa... Oh, fa. Calma, eh. Sparo. Entriamo. Signore capo, capitano, la stanno cercando qua fuori. Che problemi ci sono? Sean. Niente, no, c'è una trattativa in atto. Non... Andiamo a salvare questa bambina innocente di nome Georgia. Arriva Capitan Reno. A salvarti. Bambolina, ci penso io. Mi sa che è quassù da qualche parte. Anche a me suona di trappola. Mi sembra un po' una trappolata. Sicuramente una trappola. Sarà un mostro gigante, Georgia. Un mostro a tre teste che mi mangerà la faccia. Bravo. Bravissima. Hai fatto... Ma sono tantissime! Ma le stelle mi stanno in medi. Oh, le. Vediamo se questa Georgia è ancora viva. Ho paura che sia una trappola, trappolona questa Georgia. Non so, mi puzza di trappola questa... Ho idea che me la prenderò nel culetto. Sto sudando come un catamarano. I catamarani sudano, non si sa. Eccolo. Ho trovato il giardino nel cielo. Georgia! Georgia se n'è andata e non ritorna più. È stata un po' massacrata di botte mangiata da qualche strano essere. Ho paura di toccarla e che si succeda qualcosa. Viene fuori un mostro e mi mangia anche me. Sono sicuro. Salva. Oh, cazzo! Ma stiamo scartando! Era pazzesco. Voglio capire con cosa ho a che fare. Magari è sparito adesso, ti immagini.
Vabbè, dai. Affrontiamo il merda. Vediamo. Con che abbiamo a che fare? Vediamo di glitcharlo da qualche parte. Cerchiamo di usare la testa. I muscoli a volte sono inutili senza la testa. Vediamo dove possiamo barricarci. Buttiamo avanti arci. Questo! Questo è! Ok, ok, glitchato. No, impossibile, sprecherò tutte le munizioni. Sì, sì. Merda, stai lì. Leggendario Womble, Womble. Che cazzo è un Womble? Va bene, va bene. Si è glitchato, si è buggato, si è buggato, si è buggato. Vaffanculo, ritornate negli inferi. Merda. Vacca boia. Che schifo che fai. Ma fortuna... La fortuna di questa mod è che è piena di cose dove ci si può buggare, glitchare. Niente. Abbiamo capito chi ha ridotto così Giorgia. Ci mettiamo qua un attimo vicino al cadavere di Giorgia, che a quanto pare la trappola... Sì, era una trappola alla fin fine. Giorgia, maledetta, spero che all'inferno ti puniscano per questa cosa. Per oggi, diciamo che dopo questa creatura, ci fermiamo, anche perché siamo arrivati all'orario consono.